questa fiduzione di migliori, quindi si può cominciare a lavorare in un modo diverso. Quindi anche qui, cioè, non ci sono interventi, penso che possa andare avanti. Ovviamente hanno, diciamo, l'onere del montare i campi da tennis, però con una certa cura. Il telone ovviamente non è più utilizzabile, però la struttura sì, quindi noi abbiamo chiesto che sia smontato in modo corretto e che sia poi posizionato, perché possiamo sicuramente riutilizzarla dall'altra parte. Anche qui passare la votazione, chi è favorevole? Chi è favorevole? Quindi nel quotidiano andiamo a usufruire di questo intervento
dall'altra parte. Quindi è un'opportunità in più che possiamo decidere. Quindi è un qualcosa che è via. Scusi, insisto, ma se c'è una lettera da parte del privato, ma il privato come si è impegnato? Ha detto così genericamente che impegna a fare un'opera pubblica? No, si è impegnato ha preso più di un impegno. Il primo impegno è quello di fare un'opera pubblica. Ma qualificata come? A decisione nostra, di strutturalità nostra, noi abbiamo indicato la rotonda e la rotonda ha detto allora va bene. Quindi noi possiamo dare indicazioni per fare questa rotonda. Dopodiché, se questa rotonda oggettivamente non si può fare perché è oggetto del percorso di Pietro Montana, perché andiamo a buttare dei soldi, a buttare un contributo di un'azienda su qualcosa che sarà distrutto perché deve passare delle montagne. No, ma stiamo pensando a questa opportunità, quindi è inutile concentrarci su un discorso di rotonda in quell'incrocio quando sarà oggetto di quelle montagne, inizieranno i lavori tra qualche mese. Ma signore, vogliamo scherzare? No, mi sento, no, scusate, ma molto seriamente, mi sento pregiudicato. Ma quanto mai il privato può impegnarsi a occhi chiusi su quanto spenderà il futuro? Cioè, allora l'amministrazione è il costruttore... Ma forse, ma forse non sono stato chiaro, via. Allora, il costo di una rotonda, l'ho detto prima, è l'impegno, è il costo di una rotonda. L'equivalente del costo di una rotonda che la provincia sa quantificare, quindi se non si può realizzare in quell'area in tempi brevi perché è oggetto di Pedemontana, sarà preso quell'importo e portato per la realizzazione di qualcos'altro. Un discorso che ha già fatto il consigliere Bianchi è la sistemazione del centro femminile. Per quale motivo non dobbiamo dire di no se queste si mettono a disposizione per sistemare questa cosa? Ma la mia paura è il fatto che non esiste una cifra concordata, cioè questo è un anno. Ma la cifra concordata la cifra concordata è il costo relativo alla realizzazione di una rotonda. Penso che sia chiaro. Quale rotonda dove? Cioè è scritto che quella rotonda, è scritto che c'è quella rotonda. Allora, l'area, perché non è chiaro, perché una rotonda fatta come quella che c'è la vignetta o Paolo Giacomo, una rotonda fatta. Consigliere Fornello, il discorso è questo, se vogliamo fare un discorso, diciamo, sensato, forse è una provinciale, ma di chiarezza, la provinciale, e quella è una provinciale, quindi per dare il benestare, è la provincia che dà delle misure per quanto riguarda la rotonda. Quindi ci sono dei parametri che bisogna rispettare. Quindi la rotonda va fatta con i parametri della provincia. Loro si sono impegnati per fare la rotonda con i parametri della provincia. Ma è molto chiaro questo discorso. È un impegno, diciamo, oneroso anche. E questo è uno degli impegni che si è presa Bea. Il secondo impegno, che non tralascerei, è quello di dare posti di lavoro aggiuntivi in un momento di crisi. E questo non bisogna dimenticarselo. E questi signori portano degli ulteriori posti di lavoro che si sono impegnati per iscritto ad andare a recepire in primo luogo a Sogliate, con i dipendenti, con i residenti di Sogliate. Esatto, ma signor Sindaco, come mai questo impegno non è stato inserito in un atto ufficiale da legare alla delibera che dà autorizzazione a questa operazione? Adesso forse in una particola convenzione allegata alla delibera, variante, forse allora, avrebbe risolto il problema e comunque con le spalle al muro sia privato e una garanzia. Allora, al momento che noi decideremo cosa fare di questo intervento, quindi se dedicare questo discorso alla rotonda o a altro intervento o alternative, faremo una condizione dove andremo a stendere, diciamo, in modo dettagliato quale sarà l'entità dell'intervento e dove andrà a fare questo intervento. Ma penso così. Ma ci sarà, c'è l'accordo e l'abbiamo, l'impegno da parte della proprietà. Se non rispetta quell'accordo, cosa si fa? Abbiamo per iscritto una lettera per iscritto di questo signore, ma non va rispettarlo. Io ho scritto, ma attenzione. Allora, siamo persone serie. Allora, la stessa cosa è stata fatta nella precedente amministrazione del signor Colombo Antonello, il quale questi signori, senza nemmeno aver fatto una lettera, perché non c'era nessuno scritto a voce, quindi l'amministrazione del signor Antonello ha dato la possibilità.